Ciao a tutti ventilatori, bentornati sul mio canale. Oggi siamo ancora su Pokémon Scudo. Non siamo molto avanti rispetto all'altra volta che siamo usciti dalla miniera. Dai, zitta. Siamo arrivati alla città dove dovevamo arrivare e forse sfideremo il primo capo palestra. Però adesso andiamo dalla deliziosissima... E questo chi è? È il boss, è un mafioso. Va bene, questo è un filosofo. Là c'è una roba strana. Stellina! Pietra foglia colorata, una roba colorata. Guardate qua, guardate qua, guardate qua, guardate qua. Tampone, tampone negativo, tampone negativo. Ok, quindi potete guardare questo video. Ah, ma adesso mi demonetizzano il video perché faccio sta cosa. Boh. Pokebollina. Vabbè, comunque l'altra volta, cioè dall'altra volta ho catturato un po' di Pokémon, ma tutti delle vecchie generazioni, tranne un paio veramente brutti che non userò mai. Eccola lì, avevo un appuntamento, ragazzi. Prego, prego. Cioè, sì, arrivo, arrivo. Eccomi qua. Ciao, ti cercavo, volevo il tuo parere. Sui vestiti? No. Vedi quel geroglificio? Geroglificio? Kayale! Guardate qua chi c'è, guardate qua chi c'è. La bestia. Il mio Yamper. Dai, sta buono. Sta buona giù, eh. Bravissima, Kaya. Vedi quel geroglifico enorme? Geroglifo. Geroglifico. Geroglifo enorme. Guarda cosa rappresenta? Dynamax. Potrebbe essere, in effetti sembra un Pokémon gigante, solo che mi chiedo come avrebbero potuto rappresentare così accuratamente il Dynamax 3000 anni fa, senza averlo prima visto con i propri occhi. Ma perché è una cosa recente, scusa? Secondo la leggenda, un vortice nero coprì i cieli di Galar e dei Pokémon giganti, preso a seminare il panico nella regione. Ma cos'era quel vortice nero chiamato Notte Oscura? E che legame ha con il fenomeno Dynamax? Quei cuoricini sui capelli. Cringe. Il mio compito è venire a capo di questo mistero. Bella patata bollente mi ha dato mia nonna. Però, cioè, se ce la fai... Il tuo contributo è stato prezioso. Prendi, accetta questa card della Lega Pokémon come ringraziamento. Hai ricevuto la card della Lega Pokémon di Yarrow. Come di Yarrow? La tua prossima sfida sarà contro Yarrow, un allenatore di tipo erba. In tal caso ti sarà utile ricorrere a mosse tipo fuoco, coleottero o volante, finalmente. Inoltre prendi anche questo, è importante che i Pokémon siano sempre in gran forma. Rivitalizza... Mamma mia, Sonia, ma... sei la best? Vai ed è meglio di te lo stadio di Tuffield. Mamma mia, ma Sonia, ma sei un tesoro, cucciola. Sì, lo faccio per te, ti dedico la vittoria. Io ho una mia teoria sui geroglifi. Geroglifi. Non lo so. Geogli. Ah, ma è Geo. Non è Gero, è Geo. Leopoldo. Credo che ci sia lo zampino dei Pokémon. Non trovi affascinante che i geoglifi così antichi resistano a passare dei secoli? Dai, non ci dormi la notte. Guardate qua, guardate qua. Hop. Hop là. Basta. No, comunque le ambientazioni, devo dire, sono molto molto carine. Ma è Stonehenge. Vabbè, siamo in Inghilterra, cioè è ambientato in Inghilterra praticamente. Quando sarò più... Infatti sono gli stadi di calcio. Infatti il tipo parlava di calcio in un centro Pokémon. Quando sarò più grande potrò mettere anch'io la testa nel cartellone e farmi una foto. Sed, su, ti alzo io, bro. E qua cosa c'è? Bottiglia di acqua fresca. Fresca, tutto fresco. Bambina, dicono che qui... che c'è un tesoro nascosto da qualche parte a Taffy. Nella mappa del tesoro c'è un indizio. Esamina la stele. Prima viene l'erba, poi van cercate. Da forte a debole, due ordinate. Ma che vuol dire? Beh, non sarò io a mettermi dietro a risolvere il mistero e mi rompo i bai. Let's go e let's affrontare De Capo Palestra. Pokébolla, Max, Max. C'è una parola in cima della stella, è buio. Sapete che balza se facessi come Sidonia e mi mettessi a interpretare tutto quello che vedo e leggo? Guarda cosa qui, Rocky Random, la medaglia erba, fresca fresca... Ma no, ma io adoro Sidonia, grande. Tutto procede secondo i piani. Anche se il risultato era abbastanza scontato, io e Volu insieme siamo il top. Ah, ma hai vinto? Ah, ma hai già fatto? Con Volu che tipo è... Ma come hai fatto? Ma Vezza è impossibile, dai. Con Sobol che è tipo acqua, con Volu che è tipo erba. Hai battuto la palestra tipo erba, è impossibile.
C'è Rocky D forse anche, boh. Sì, probabilmente c'è Rocky D, se non ricordo male. Se non riesce a conquistare una palestra al primo colpo, fa un altro tentativo. Chi non si dà per vinto, prima o poi raggiunge il suo scopo. Grazie alla card, paraparapappa. Let's go. Stadio Tuffield. E là, chi si rivede? Chi sono? Che domande? Sono io, il tuo affezionatissimo ballino. E in onore della nostra amicizia, colgo la palla al balzo per regalarti una Pokéball davvero entusiasmante. La Friend Ball. Pokémon selvatici con essi catturati si affezionino più rapidamente. Wow. Pazzesche. Pazzurdo. Ah, sì, va bene. Vuole un Meo di Galar per il suo Meo. No, Marasma! No, Borgo Trieste! Vabbè. Sì, va bene. Giovannino. E allora quel Meo che riceverò lo chiamerò Giovannino perché è anche uno che conosco. E quindi ci sta Giovannino. Poi se ricatturerò un altro Meo di Galar. Monetino? Deve chiamarsi Monetino, va bene. Lascerò che si chiami Monetino. No, qua c'hanno i vestiti. No, 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 no. Fichi però. Eh sì, anche questa cosa io non. Cioè, non c'era nei vecchi Pokémon. C'è una mafia legalizzata che si chiama Stato. Sei. Sì. Ho capito, certo. Andiamo a usare la divisa. Eccoci! Beh, in realtà non è brutta la divisa che ho già. Cioè, è bianca. Tra. Vabbè. No, devo cambiare l'ordine dei Pokémon. Vabbè, se c'è la palestra ci saranno tutti quelli da sfidare prima, immagino. Sbatti. Però, boh, cioè, le ambientazioni veramente tanta roba. Fa strano vedere un gioco Pokémon così ampio. Poi, vabbè, comunque, ho visto il gameplay di Cydonia di Legend Arceus. La missione della palestra di Taffy consiste nel rincorrere dei Wulu. Ah, ma c'è una missione. L'obiettivo è spingerli tutti verso le balle di fieno. A proposito, sono Cicerone, faccio l'arbitro e mi occupo anche di comunicare i risultati degli incontri. È bene che abbia inizio la missione. Oh, Kaya, occhio. Ok, iniziamo con queste. Poi abbiamo anche queste. Ma devo farla ancora sta roba? No, infami. Andate dritte. Maledette. Che vi maledico. Ah, ma lì c'è un allenatrice. Tartorice. È la prima. Perché c'è Yamper? Non ci fa Yamper. Yamper! Iho! Ma è un bug. Non ho capito perché c'è uno Yamper. Vabbè. Ah, perché è giusto, è il cane da pastore. Con le pecore. Leoporro. Ci passo di qua senza che mi sgami. Vediamo che Pokémon tipo erba avete. Che schifo, BD. Comunque, cioè, alcuni Pokémon sono carini, tipo quelli che ho io. Altri sono terribili, tipo quello lì o tipo quello lì che nel nome ha la zucca, che ho catturato l'altra volta, che voi non avete visto. Perché ho messo Yamper come primo? Che poi devo dire che ha un lato B bruttissimo. E poi pensavo, ma ci sono proprio affezionati coi cani elettrici. Perché c'è questo Yamper, c'è Electrike, credo si chiama Electric. Poi c'è Luxio e Luxray. Poi c'è Raikou. Cioè non so, tutti i cani tipo elettro. No, oh, ma Yamper! Iho! C'è Yamper che rompe i bai. No, si stanno dividendo. Ok, top. Ok, ne mancano due. Azz. No, devo scambiare Yamper. Dai, Fabio. Oddio, Fabio. Eccolo qua. Il mio amico Fabio. Ciao, Fabio. Guardalo lì. Lucio Bardiu. Dai, 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 che manca poco. Un ultimo morso, un ultimo morso. Basta questi assorbimenti. Sono dei cancri i Pokémon tipo erba. Boh, ma il tipo erba mi sembra un tipo.
Boh, che è un po' più scarso degli altri. Cioè, a volte ci sono queste percezioni, no? Che alcuni tipi siano più scarsi di altri. Tipo roccia è fortissimo. Cioè, mosse tipo frana ammazzano qualsiasi Pokémon, cioè sono potentissime. Boh. Chi, scusa? Vabbè, lo cambio perché... ciao. Dalcason, fallo di Dalcason. Spennatina. Pa-da! Ciao Fabio. Dai, manca l'ultima. Credo, spero. Trum! No, guardate gli Yamper lì che già iniziano a rompere. No! 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 No, dove andate? Maledette! Ok, dai, ne ho accumulate un po'. Sì, mica sguardo c'ha quella lì. Telescopico. Dove vanno? Ma è impossibile! Ma perché gli sono passate? Vabbè. Dai che almeno ho fatto sta parte. Tu tu tu. Ok, Leopoldo. E chi è Meg? Margi? Oh, è la Margi. Cavolo, è proprio lei e fa così. Triste. No, Margi, ti voglio bene. Cioè, sono bruttissimi tipo erba di sta generazione. A parte che lo stile, boh, mi sembra tutti simili, ma diversi dai Pokémon canonici. Cioè, sembrano un'altra serie. Ma poi, boh. Boh, sì, devo dire che alcuni proprio non. Spennalo. Molto comoda la cosa che condivide l'esperienza. Cioè, non è meritocratica, però. Però è comoda, almeno non devo per forza usare un Pokémon per allenarlo. Oh, lo stadio! No, vabbè, ma spettacolo. Poca tensione. No, ma c'è 6 Pokémon? Figo, però. Cioè, non lo metterei mai, però quel porta Pokéball lì. Ganzo, davvero cowboy. Anche se è un contadino. Ok. Dai, let's go, fatti sotto. Gli sfidapalestra arrivano a frotte nella mia palestra, perché è la prima che devono affrontare. Per questo ho dovuto ideare una missione impegnativa che li mettesse subito alla prova. Ok. Se la lotta si rivelerà impegnativa, dovrò ricorrere anch'io al Dynamax. Ah, ma così proprio lo usano tutti sto Dynamax. Ok. Gossifleur. Ah, ok, vedete, anch'io il bracciale. Ah, in determinati luoghi. Ok, solo in determinati luoghi. Quando il pulsino Dynamax brilla, seleziona l'icona per far Dynamaxizzare il tuo Pokémon. Ok, puoi stare tale per 3 turni, durante i quali puoi sferrare mosse potentissime chiamate mosse Dynamax. Queste mosse hanno effetti particolari che vanno a seconda del tipo. Attiva il fenomeno nel momento giusto, evita la salto. Va bene. Tanto tiaro anche senza nessun problema, tranquillo. E aspetto prima di farlo Dynamax. Cioè, non so se si possa già. Se si può già, aspetto perché. Cioè, se già 6 Pokémon, adesso guardo quanti ne ha. È inutile che lo faccio col primo. Ah no, ma ne ha solo 3. Triste. Let's go, guys. Let's go. Solo una volta ho dynamaxizzato Sherry quando dovevo prendere Christian, perché Christian era un Pokémon Dynamax. Quando l'ho catturato nelle terre selvagge. Mizze, Garega. E ora via col Dynamax. Ah, pure tu lo usi. Va bene. Là là. È brutto pure questo di Pokémon erba, cioè assurdo. Dovrebbe essere una fragola. Ma per essere brutto è brutto, basta. Fa vedere. Putta, che male, mi hai distrutto, Vez. Mi hai
No, vabbè. Così non vale però, mi hai distrutto fra. Mi hai, cioè, disintegrato, basta. Oh, ma, cioè, hanno un po' abusato delle vibrazioni dei controller. Adesso non so la Switch, ma se vibra tutto il tempo così si scarica in 2 secondi. Tada! Ok, una mossa un pochino più forte anche per il nostro Texino. No, è già finito, ma non durava 3 turni. Ho fatto 2 mosse. 2 mosse non sono 3 turni. Ah, ma l'ho sconfitto già. Mi sono perso qualcosa. Stavolta è stata molto fruttuosa. Hai pieno diritto di ricevere la medaglia d'erba. La prima. Medaglia d'erba. È la prova inconfutabile della tua vittoria contro il capopalestra. Grazie, bro. Sì. Cioè, ti ho arato, fra. Fino a livello 25. Per trionfare nella sfida delle palestre dovrai ottenere 8 medaglie. Dopo di me ti aspettano altri capi palestra. Affrontali uno dopo l'altro per far tua la vittoria finale. Oh, un MT. Foglia magica. Ma le MN ci sono ancora? Non ho ancora avuta una. Ah, eccoti in omaggio alla divisa di Yarrow. Oh, bene, bene. Mi piace. Eccolo, perché esci da lì? Lascia che ti consiglio, la sfida delle palestre prevede un ordine ben preciso. Dunque la prossima è contro Azzurro, va bene, tipo acqua, quindi con i Pokémon tipo erba, quindi Teo spaccherà tutto. Potresti fare un salto alle terre selvagge, puoi provare a catturare Pokémon di livello più alto per ottenere valide aggiunte per la tua squadra, ma attenzione, non sarà una passeggiata. Sì, vabbè, ma fino a 25 basta, cioè 25 è 5 livelli più di quello che ho, cioè pochissimo. Almeno al 40. Sì. Ebbene ragazzi, io ho fatto quello che dovevo fare, spero che questo video vi sia piaciuto. Se è così lasciate like e come sempre ragazzi noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao ragazzi!